Per me la decolonizzazione è, posso dire che è un buco nero, quindi oggigiorno io vedo proprio la decolonizzazione come un punto fondamentale, credo che ci possa essere un'emancipazione che nasca proprio dalle persone, dai popoli e uno sviluppo, e credo anche che bisogna inventare, come dice Fano nel documentario, una nuova strada. It is a world without spaciousness. Men live there on top of each other and their huts are built one on top of the other. È finito il tempo di importare il nostro modello, quello europeo, quello americano, come il modello in qualsiasi continente, africano, asiatico, sudamericano. Penso che abbiamo avuto ampie dimostrazioni ancora ai nostri giorni con queste guerre fallimentari di come l'importare modelli del nostro mondo occidentale sia fallimentare, e con tutta onestà quanto il nostro mondo stia anche fallendo, quindi abbiamo una dimostrazione di un fallimento in casa, perché portare questo sistema in un paese che vuoi sviluppare, no? Delle volte io dico sempre, è molto difficile fare un programma di sviluppo, perché noi veniamo da una società che tra virgolette è una società in declino, in fallimento, quindi in qualche modo è già dimostrato che il nostro modello non funziona. Thank you, Timothy, but you didn't open that one you used. Quindi perché dobbiamo essere noi portatori di un modello fallimentare in un paese in via di sviluppo? Per quale motivo? Per portare anche loro al fallimento? Quindi credo in quella bellissima parte del finale di Fanon in cui dice bisogna, come africani, inventare un nuovo modo che sia il loro modo, e che non escluda assolutamente che il loro modo in un domani ciclico della storia possa aiutare anche noi a uscire da questo circolo di declino in cui ci siamo infilati. If we want to turn Africa into a new Europe, then let us leave the destiny of our countries to Europeans. They will know how to do it better than the most gifted among us. La decolonizzazione la vedo come quel momento in cui tornare, dove ripercorrerlo, ma ripercorrerlo prendendo bene gli elementi, cioè cercando di capire esattamente cosa è successo, qual è stata la storia, quali sono stati i movimenti, quali sono stati i valori che hanno ispirato questa decolonizzazione. The look the native turns on the settler's town is a look of lust, a look of envy. It expresses his dreams of possession, all manner of possession. To sit at the settler's table, to sleep in the settler's bed, with his wife if possible. The colonized man is an envious man. Vorrei poter rispondere che la mia idea di cooperazione è un'idea di cooperazione veramente basata sullo sviluppo e sull'indipendenza. La supremazia del bianco rispetto al nero è ancora tutt'oggi tangibile anche nel campo della cooperazione, e proprio perché oggigiorno la cooperazione non sembra in tanti paesi di creare questa grossa differenza, anzi sembra che i paesi che in fondo hanno ricevuto più aiuti umanitari siano quelli che sono rimasti più indietro nello sviluppo, veramente oggi più che mai. Anche per quanto riguarda la cooperazione dobbiamo ritornare, come abbiamo detto prima, alle radici della colonizzazione, conoscerla, capirla e poi porci le domande per come procedere anche nel campo della cooperazione. E la mia idea di cooperazione internazionale intesa come umanitaria, no? Quindi un'associazione in qualche modo italiana, europea, va in Africa e porta degli aiuti umanitari. È comunque frutto di quello che è stato la colonizzazione. Perché? Perché comunque nasce da me, nasce da persone che sono persone italiane, sono persone europee e che comunque sono cresciute su una cultura che è stata passata dal continente dal quale veniamo, e comunque il nostro continente, l'Europa, è stato un paese colonizzante. Quindi io stesso sono cresciuto involontariamente anche con un tipo di atteggiamento. Credo che generazione dopo generazione sia entrato proprio nella struttura, esagerando, nella struttura genetica, nella nostra genetica. E spesso anche
progetti umanitari direttamente nei paesi, giù in Africa, soprattutto magari nelle situazioni difficili, vengono fuori. La cooperazione è veramente una formula nuova, slegata dal colonialismo, o in qualche modo è una gemma del colonialismo da un punto di vista umanitario, che però mantiene di fondo alcuni aspetti, perché se così è, almeno cerchiamo di capirlo e cerchiamo di arginare dove è possibile, no? Perché sennò continuiamo, come dicevo, a commettere anche gli stessi errori. For Europe, for ourselves, and for humanity. Comrades, we must turn over a new leaf. We must work out new concepts and try to set afoot a new human being. Ghana, Nigeria.